Primo lunedì settembre c'è chi si iscrive in palestra, c'è chi inizia la dieta. Noi invece inauguriamo una nuova rubrica, l'abbiamo chiamata Cosa indossano i professionisti. Andiamo a scoprire tutte le curiosità dai campi di questo fine settimana. Vi spiego brevemente come funzionerà questa rubrica. Questa prima parte sarà dedicata alla proclamazione del vincitore dell'episodio precedente. Sì, perché a fine episodio, come vedrete, ci sarà l'ultimo giocatore che avrà indosso una particolare scarpa di cui io non dirò il nome. Sarete voi nei commenti a dirmi che scarpa indossa quel giocatore e poi nell'episodio successivo proclamerò il vincitore. Il vincitore ovviamente sarà il primo che commenta e che sarà anche il più accurato. Da qui in poi andremo ad analizzare quello che io ho visto in questo fine settimana e quello che secondo me è più curioso. Ovviamente quello che voglio fare è rendere questa rubrica sempre più interattiva di puntata in puntata e quello che vi chiedo è: vedete qualcosa di strano in campo? Segnalatemelo sul mio profilo Instagram o ovviamente intendo il profilo Instagram di Football Emotion Italia. Vi lascerò qua in sovraimpressione il nome del profilo o comunque trovate il link nella descrizione. Iniziamo subito con i giocatori che io ho visto questo fine settimana e non possiamo che iniziare dalla nostra Serie A. Primo giocatore che ho visto che mi è parso abbastanza interessante vedere cosa ha indossato questo fine settimana e che tra l'altro è andato anche in gol, parliamo di Antonio Candreva. Come potete vedere, mi metto la foto qua davanti, come potete vedere Antonio Candreva nella partita in cui ha segnato contro il Bologna ha indosso una Nemesis 18 Plus, quindi una Nemesis senza lacci. Se vi ricordate, fino all'anno passato Antonio Candreva era un giocatore X, indossava appunto questa scarpa qua. Poi si è visto in questa inizio stagione, si è visto indossare la X nuova, la X18.1, quindi con i lacci, e poi la Nemesis sempre 18.1. Poi all'improvviso in campo si presenta con una 18 senza lacci, va anche in gol, quindi Candreva, diciamo che hai fatto un'ottima scelta. Secondo giocatore che ho visto che è molto interessante è Ciro Immobile. Come possiamo vedere dalla foto che vi lascio ovviamente sempre qua, ha indossato una Nemesis 18.1. Ciro Immobile che nelle prime due uscite stagionali aveva invece indossato una X, cosa che già era parsa strana perché Ciro Immobile era uno di quei giocatori che fino all'anno scorso indossava Nemesis addirittura senza lacci. Nelle prime due partite di questa stagione aveva utilizzato la X con i lacci e ora invece utilizza Nemesis però con i lacci, quindi scelta abbastanza interessante anche questa. Primi due giocatori Nemesis, però uno senza lacci e uno con i lacci. Rimaniamo nella nostra Serie A e andiamo col nostro terzo giocatore che è Manuel Locatelli, passato al Sassuolo dal Milan e ovviamente con l'uscita della Phantom Vision passato dalla Nike Magista alla appunto Phantom Vision, passaggio che non è ovviamente obbligatorio perché come abbiamo visto tanti giocatori o continuano a usare la Magista che avevano da quest'estate e continuano a utilizzarla finché non si distruggerà o altri giocatori sono passati ad altri modelli. Manuel Locatelli invece è passato a Nike Phantom Vision e come possiamo vedere abbiamo l'ultima colorazione Rising Fire che abbiamo presentato da poco, colorazione che è dedicata appunto alle nuove stelle e Locatelli, essendo giovane, fa parte di questa schiera. Andiamo via dalla Serie A, però andiamo con una vecchia conoscenza del nostro campionato, perché parliamo di Maxi Lopez che è passato al Vasco da Gama, che si è visto rifilare 3 gol da Gabigol, incredibile ma vero. Però, come vediamo, Maxi Lopez ha scelto una scarpa del tutto interessante perché, come possiamo vedere, indossa la Predator Accelerator Remake, quindi la scarpa che abbiamo presentato quest'estate, la Predator Remake, nella sua colorazione gialla. Scelta abbastanza interessante, una scarpa dannata e, come sappiamo, quando si va in campionati, diciamo così, minori, con poca riscossione mediatica, diciamo che i giocatori indossano quello che vogliono. E Maxi Lopez, devo dire che ha fatto un'ottima scelta. Abbandoniamo la nostra Serie A per andare nella Liga Spagnola e vi presento Luis Suarez con le sue nuove scarpine.
Come possiamo vedere, Suarez non è più un giocatore Adidas, se vi ricordate era uno dei testimoni al principi del segmento X, e come possiamo vedere ai piedi non ha proprio un Adidas, anzi ha una Puma. Come possiamo vedere, Suarez indossa Puma Future perché magari tanti di voi non lo sapranno, ma altrettanti lo sapranno, Suarez ha firmato con Puma, quindi una grande firma per la marca tedesca. Si aggiunge ai tanti attaccanti che Puma ha, come Agüero, come il nostro Balotelli, come Marco Reus, come Griezmann, insomma ha una grande schiera di attaccanti, e Suarez si aggiunge a questa scuderia che Puma ha. Come possiamo vedere, non ha scelto Puma One come si poteva immaginare nel passaggio da scarpa a velocità a Puma One, appunto, perché per esempio Agüero ha fatto così, è passato da Evo Speed a Puma One, invece Suarez ha scelto Future. Scelta molto interessante. Rimaniamo nella Liga Spagnola, passiamo dal Barcellona al Real Madrid e parliamo di Dani Carvajal. Perché è interessante per me questa scelta di scarpino? Come possiamo vedere, Carvajal indossa Nike Phantom Vision. Se vi ricordate, prima dell'uscita di questa scarpa, Carvajal indossava una Nike Tempo, come quella che ho qui davanti ai miei occhi. Quindi passa da una scarpa in pelle naturale, in pelle di canguro, a una scarpa sintetica come è la Phantom Vision. Segno del fatto che la Phantom Vision è una tra le scarpe più comode che Nike possa offrire, e anche Dani Carvajal se n'è accorto e ha lasciato, non certo a malincuore, la Tempo per approdare appunto in Phantom Vision. Scelta secondo me altrettanto interessante come le altre che abbiamo visto. Rimaniamo nella Liga Spagnola, rimaniamo nel Real Madrid e parliamo finalmente di Toni Kroos. Tanti di voi commentano nei video: ma Toni Kroos che scarpa indossa? Tanti di voi si lanciano dicendo: ehi, ma Toni Kroos indossa una Adidas Copa? No, Toni Kroos indossa la Adidas Adipur 11 Pro nella sua seconda generazione, una scarpa addirittura del 2014, scarpa che lui si aveva fatto personalizzare con una suola che era dalla vecchia Adipower, quindi una personalizzazione totalmente fatta per lui, e scarpa che continua a utilizzare anche oggi. Nonostante siano passati 4 anni dall'uscita di questa scarpa, Kroos se n'è innamorato, non c'è modo di fargliela cambiare. Adidas ci ha provato, però non c'è effettivamente verso. Quindi Kroos utilizza una scarpa di 4 anni fa, utilizza la Adipur 11 Pro della seconda generazione. Quindi non è Adidas Copa, non è Copa Mundial, ma è una 11 Pro. Arriviamo finalmente al nostro ultimo giocatore, che è Edwin Cardona del Boca Juniors. Come vi ho detto all'inizio del video, l'ultimo giocatore non vi dirò che scarpa indossa, però vi lascio la foto ovviamente qua e vi lascerò un link magari con una foto che sia bella visibile. Comunque penso che possiate vederlo benissimo già dal video. Edwin Cardona del Boca Juniors indossa una scarpa molto molto particolare, non ho fatto tanta fatica a riconoscerla, però voi vedetela un po', scrivetemi qua nei commenti che scarpa è, siate il più precisi possibili e ovviamente il più veloci possibili. Nel prossimo video proclamerò il vincitore di questo episodio. Quindi noi ci vediamo nel prossimo episodio, che sarà o il lunedì o il martedì, dipende da quanti video ci saranno a pubblicare. Se ci saranno lanci il lunedì, il video lo sposteremo al martedì, se ci saranno lanci importanti o per vari ritardi, comunque al massimo verrà pubblicato il martedì, e sempre di sera, che sia lunedì o martedì. Voi iniziate a seguirci su Instagram, segnalateci quando nel fine settimana vedete qualche scarpa strana, segnalatelo subito in modo che potete anche aiutarmi, e ovviamente io vi citerò se la vostra segnalazione è interessante e la riporterò poi nel video. Quindi iscrivetevi al canale, accendete la campanella per ricevere tutte le notifiche, e noi ci vediamo alla prossima.